Turisti che scappano, residenti esasperati. Da fine giugno l'infestazione di zanzare nel Ravennate è diventata una vera emergenza che rischia di compromettere anche l'economia del territorio, visto che la stagione estiva è entrata nel vivo. Per tentare di riportare la situazione a livelli sopportabili, Azimut, la società che gestisce i trattamenti, ha deciso di passare alle maniere forti. Ogni giorno, da mezzanotte all'alba, nella zona più colpita, quella dei Lidi Nord, che va da Marina di Ravenna a Casal Borsetti, tre automezzi diffondono senza sosta i prodotti adulticidi. La disinfestazione straordinaria proseguirà per tutta la settimana. Da lunedì si valuterà come proseguire. I numeri che riguardano questa emergenza sono già da record. Ad oggi si contano 205 operazioni per uccidere gli esemplari adulti dei fastidiosi insetti, già superiori alle 189 effettuate nell'intero 2017. I dati che arrivano dalle trappole sistemate lungo i Lidi Nord sono indicativi del fenomeno. Da 200 zanzare catturate per trappola si è passati a fine giugno a 1200. Accanto alle misure straordinarie si continua a fare prevenzione con i trattamenti antilarvali per assicurare un minore numero di zanzare da qui alle prossime settimane. Il massiccio intervento è sintomo di una situazione di massima emergenza che non si è mai verificata negli ultimi 10 anni. Secondo gli esperti, i motivi dell'eccezionale proliferazione di insetti deriva dalle abbondanti piogge e dalle numerose zone di ristagno che si sono formate in punti difficilmente raggiungibili dell'area pinetale.